Esistono da sempre al mondo 36 giusti. Nessuno sa chi sono e neanche loro sanno di esserlo. Ma quando il mare sembra prevalere, escono allo scoperto e prendono il destino del mondo sulle loro spalle. Questo è il motivo per cui Dio non distrugge il mondo. Alla fine di questo periodo, ognuno di loro torna alla loro vita normale, quella di tutti i giorni, senza chiedere nulla in cambio. Questa è la differenza tra il giusto e l'eroe. Il 31 gennaio del 1910 a Como nasce Giorgio Perlasca. Dopo qualche mese, per motivi di lavoro del padre Carlo, la famiglia si trasferisce a Maserà, in provincia di Padova. Negli anni 20 aderisce al fascismo e, coerentemente con le sue idee, parte come volontario per l'Africa orientale, precisamente in Abissinia, e poi per la Spagna, dove combatte al fianco del generale Franco. Con lo status di diplomatico, è inviato a Budapest come incaricato di una ditta italiana, la Saib, che importa carni per l'esercito. In seguito all'armistizio, sentendosi vincolato dal giuramento di fedeltà prestato al re, rifiuta di andare alla Repubblica Sociale Italiana. Viene così internato in un castello con altri diplomatici. Successivamente, grazie a un documento, trova rifugio presso l'ambasciata spagnola. Con il nome di Jorge Perlasca diventa cittadino spagnolo e inizia a collaborare con il console Sambriz. In seguito alla fuga di quest'ultimo, fingendosi ambasciatore, riesce a salvare migliaia di ebrei, fornendo loro dei salvacondotti e nascondendoli in case protette. Dopo l'entrata in Budapest dell'Armata Rossa, Giorgio Perlasca viene fatto prigioniero. Liberato dopo qualche giorno e dopo un lungo viaggio, rientra in Italia. Negli anni Ottanta, la vicenda di Perlasca esce dal silenzio. Delle donne ebree, che all'epoca delle persecuzioni erano ragazzine, ricercano notizie del diplomatico spagnolo. Lo trovano in Italia ed hanno modo di incontrarlo, portandogli in dono, come segno di riconoscenza, una tazzina ed un medaglione. Muore il 15 agosto 1992, è sepolto nel cimitero di Maserà. Una frase in ebraico lo ricorda come giusto tra le nazioni.